Ciao ragazzi, bentornati su Officina del Pilota. Io sono Matteo e dopo il video del lavaggio della Mini, che vi linko in alto qui sopra o a destra o a sinistra, non ricordo, in molti mi avete chiesto un seguito su come pulire bene gli interni della propria auto. Perché nessuno vuole girare con l'auto brillante fuori e sporca dentro, giusto? In questo video però, invece di utilizzare la Mini che abbiamo lavato precedentemente, utilizzeremo la mia X3 perché è un po' più ricca dentro. La Mini invece è totalmente svuotata, è un po' più da pista, no? Come concezione. Potete immaginare com'è conciata l'X3, la state vedendo in questo momento, la magia dell'editing. È l'auto di tutti i giorni, della mia famiglia, mia, di mia moglie, dei miei figli, ci sono le patatine fritte, i cracker, i popcorn, la terra, fa schifo. Mi aiuterà nella pulizia dell'auto Claudio di Car Care, che sa molto meglio di me come utilizzare tutti i prodotti. Trovate il suo Instagram proprio qui. Quindi ragazzi, prima cosa, andiamo a togliere tutte ste cartacce, ste cose schifose dentro la macchina, non si può vedere così. È incredibile quante cose si possono tirar via dalla macchina, già l'ordine fa una gran differenza, no? Procediamo con la rimozione dei tappetini, che il loro lavoro lo fanno egregiamente, tant'è vero che sono pieni di terra. Per ora li mettiamo da parte, li puliremo dopo. Basta, abbiamo già rimosso troppe cose dall'interno, cominciamo con la pulizia. Soffiamo la polvere con l'aria compressa e ci aiutiamo con un pennello per rimuoverla laddove non si riesce a staccare. È incredibile vedere quanta polvere rimane impregnata all'interno di tessuti e moquette. È quasi una soddisfazione vedere tutta questa polvere che vola via. Però, mi raccomando, indossate la mascherina, perché respirarla non è per niente salutare. Vi starete chiedendo perché la soffi se poi dopo si disperde nell'aria e si riappoggia sui tessuti. No, la dobbiamo staccare e poi la aspiriamo con l'aspiratore. Finché rimangono residui, continuate con questo gioco del soffiare e aspirare. Procediamo nella pulizia delle plastiche degli interni con il prodotto Interior Detailer di Uno Ultracoat. Spruzziamo il prodotto, aiutiamoci con un pennello o con una spazzola e poi con un panno in microfibra puliamo la superficie, aiutandoci con l'aria compressa per asciugare gli spazi stretti.
andate a cliccare il link qui sotto in descrizione, perché troverete il kit completo che è stato utilizzato nel video, e oltre a questo c'è anche il codice sconto mio di Officina del Pilota. Bello vedere la plastica come nuova dopo l'applicazione del prodotto, eh? Ora passiamo alla pelle con il leather detailer sempre di Ultracoat. Lo spruzziamo sulla spazzola, sulla superficie e strofiniamo bene la pelle, per poi rimuovere con un panno umido e asciugare con uno asciutto. Superficie opaca finalmente, non è più unta, è così che deve essere. Ci occupiamo del volante, ovviamente con la stessa tecnica, però dovete essere un po' più delicati lì. Ora arriva la parte che preferisco, la pulizia dei tappetini con il 100% degreasing e la spazzola attaccata al mio stupendo trapano della Beta, per poi aspirare il tutto con l'attacco apposito dell'aspirapolvere. Questo è un aspirapolvere professionale però. To hold up, but I see you giving in. You know that we shouldn't keep it up like this. We hurt each other's feelings on and on. Ragazzi, io spero tanto che questo video sia stato utile e esplicativo, perché in tanti, tantissimi mi avete chiesto: ma come si fa la pulizia degli interni? È così, si fa così, ragazzi. Quindi io vorrei che voi ricambiaste questo grande sforzo che abbiamo fatto qui sul canale per voi, regalandoci un like, e commentando il video e soprattutto iscrivendovi al canale. Per chi fosse nuovo, io sono Matteo, Matteo di Officina del Pilota, benvenuto, e come al solito noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao.